cerchiamo di capire cosa sono le liberalizzazioni. Marzia Maglio. La benzina sta diventando un bene di lusso, anche se, da una parte, c'è chi i clienti li aspetta e impone il suo prezzo. Quindi non possiamo vendere altri prodotti. Cioè qua solo una marca di benzina. Solo una marca, sì. Al contrario Maurizio, che ha una pompa bianca, che si rifornisce, cioè, dove conviene. Da lui i clienti fanno la fila. Qua è sempre così pieno. Sì, anche di più. Faccia un giro, guardi quanto sta da distributori. Io ho trovato 1,805, qua 1,689. 12-13 centesimi in meno. Sì, stai vendendo 1,8. Comunque le persone ci fanno caso, cioè lei alla fine. Soldi su un piano di 50-60 litri risparmia 5 euro, a fine mese sono soldi. Come fa un distributore come il suo a pagarla così tanto di meno rispetto agli altri gestori? Lavorano, guadagnano sulla quantità, certo. È semplice. La liberalizzazione quindi potrebbe funzionare. Funziona sì, funziona. Fanno le file, aspettano pure. E chi di sconti può anche non farne è il notaio. Come mai c'è bisogno di un numero chiuso? Perché non tutti possono fare il notaio, evidentemente. Il simbolo sono loro, i notai, una professione a numero chiuso, dove il numero è stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia e che per ora è fermo a 6.000 per tutta Italia. Il notaio ha una prerogativa principale, che è quella di fare l'atto pubblico. E c'è bisogno di essere notaio per farlo? Certamente c'è bisogno di essere notaio, perché questo dà la sicurezza che l'accesso alla banca pubblica viene effettuato con documenti autentici, con documenti certi e con dati sicuramente veritieri. Insomma, i notai servono e ora, con le liberalizzazioni in vista, sarebbero finalmente pronti ad allargare un po' quel loro numero chiuso e a dividere con altri la loro bella fetta di mercato. Un mercato che in Italia è ancora troppo ingessato da privilegi e prerogative. Facciamo un esempio. Io mi compro una casa e per prima cosa? E per prima cosa devo andare a vedere quali sono le spese che io devo affrontare. Il mutuo, le spese notarili, le imposte. Noi abbiamo l'assicurazione, questa è obbligatoria, quindi quando tu vai a sottoscrivere il mutuo, sottoscrivi anche l'assicurazione obbligatoria, altrimenti non ti danno il mutuo. Poi ci sono le spese e poi le tasse e le commissioni e alla fine arriva anche il notaio. Su un valore ipotecario di 400.000 euro, il mutuo 200.000 euro, costo 2.400 euro. L'atto di compravendita, cioè il rogito, stiamo a 3.700 euro. Totale 6.100 euro di parcella. Mica male. Cambiamo scenario. La farmacia, che dove non ha concorrenti, corre il rischio di farlo il mercato e di imporre il tipo di farmaco con relativo prezzo. Ne chiediamo uno per l'influenza. Ce ne propongono uno di marca. E quanto costa questo? 7 euro. 7 euro? Sì. E equivalente c'è? 3,50 viene. La metà? Sì. Perciò volendo il prezzo può scendere. Ma non sempre. Provo a salire su un treno e in questo caso non c'è scelta. La tariffa è imposta. E Trenitalia, che non ha concorrenti, decide non solo il prezzo, ma anche il tipo di comfort che posso ricevere. Standard, premium, business e executive. Cioè ci sono varie classi? Vari servizi, vari livelli. Il bar viene considerato un servizio. Ah, e quindi quelli che... Quindi se chi paga un po' di meno non ha il servizio bar ma ha il carrellino. Per questo, sui nuovi treni a 4 categorie, se ho un biglietto standard di seconda classe, nel vagone, bar, ristorante, non posso neppure entrare. Addirittura il capotreno ha l'ordine di chiudere le porte in comunicanti. Non si può proprio passare. È assurdo. E un regime di favore sul mercato dei trasporti è anche quello di Alitalia, che sulla tratta Roma-Fiumicino-Milano-Linate non ha concorrenti. Ah, okay. No. 450 euro? Diciamo così, c'è un monopolio in mano ad Alitalia e quello in dubbio. Soltanto noi ci siamo, però la tariffa purtroppo è quella. Altri, come gli avvocati o gli ingegneri, che vorrebbero far pagare meno, non possono e vengono invece sanzionati dal proprio ordine professionale. E infine c'è anche chi, alla propria fetta di mercato, non intende rinunciare. Se tutti si prendono col pennellino, pitturano la macchina in bianco, mettono sulla scritta taxi,
il servizio ne va anche un po' a decadere. Ma lei non si sente di appartenere a una casta, a una lobby? Casta, lobby, fino a un certo punto. Perché la torta è sempre quella, solo che se è divisa in 103, se non altro, ognuno mantiene la propria famiglia. Ma se tu quella torta lì la dividi in 200, nessuno mangia più. In Italia ce ne sono quasi 18.000 e sono a numero chiuso, cioè una nuova non la puoi aprire, al massimo la puoi comprare e ti serve qualche milione di euro. E così chi ce l'ha se la tiene stretta e la lascia, gradita eredità, ai figli. Uno nasce come nasce, io potevo nascere anche figlia di Berlusconi, ero più fortunata ancora, cosa vuol dire? Ma già così è come fare bingo. Perché in città di farmacie ce n'è una ogni 4.000 abitanti e basta. Il governo adesso stava provando a liberalizzare, a togliere questo numero chiuso. Ma il governo, guardi, tutti i governi vanno... Io ho finito, no? E allora le parafarmacie? Siamo parafarmacie, anche noi vendiamo di tutto. Ho detto che ho finito, punto, basta. E così chi si laurea in farmacia, in totale 3.000 ogni anno, o fa il dipendente o apre una parafarmacia. Qua che cosa potete vendere? Antinfiammatori, antidolorifici, cerotti, antiacidi. Ci sono 4 farmaci per cassetto. Sì, 4? 4, sì, 4 farmaci in croce. E a quel punto ti trovi nella condizione di dire, ok, torno a fare il fornaio. Perché il papà di Silvio non era farmacista, faceva il fornaio. Suo figlio però ci ha provato. Si è laureato in farmacia, ma visto che di medicine ne può vendere ben poche, ha riempito i suoi scaffali di qualcos'altro. Quindi ormai siete diventati pasticceri? Beh sì, stamattina abbiamo fatto dei muffin, banana, cioccolato, pera, cannella, abbiamo cercato di dare qualcosina, ovviamente tutto senza glutine, panettoni. Vedi, c'è Francesca che sta lavorando. Io sono farmacista, laurea in farmacia, abilitazione, esami di Stato e quindi di conseguenza a tutti gli effetti ero farmacista nella farmacia, sono farmacista nella parafarmacia. Perché in fin della fiera che differenza c'è? Libero mercato, miglior servizio, miglior concorrenza. Beh, facile a dirsi, ma passare dalla teoria alla pratica è ben altra cosa. Come per gli aspiranti avvocati che dopo la laurea devono superare l'esame di abilitazione. Com'è andata? Bene, spero. Lei ha fatto l'esame di abilitazione? No, l'ho fatto molti anni fa, quasi mezzo secolo fa. Personalmente sono contrarissimo alla liberalizzazione. Le tariffe minime almeno si potrebbero togliere. Sono contrarissimo anche a questo. Hai visto che ha detto? Ha detto che lui è contrario alla liberalizzazione. E quindi? Quindi questi ragazzi io voglio studiare. A 23 anni ha preso la laurea. Ha preso 110 per prendere il voto, per fare l'avvocato, adesso sono 3 volte che lo fa. E non passa. E non passa. La difficoltà dei giovani è inesistente. Lei mi vuol parlare di liberalizzazioni ulteriori. Abbiamo 300.000 avvocati. Lei lo sa che a Milano ogni condominio ha un avvocato. Noi non siamo una lobby. Ma cos'è una lobby? Un gruppo che difende i propri interessi. E quando si tratta di far pagare il cliente, gli avvocati sono tutti d'accordo perché applicano tariffari ben precisi, imposti dal loro ordine professionale. Questa è una parcella per uno sfratto? Allora, è una parcella per uno sfratto, sì. Per l'autentica della firma sono dovute 13 euro, per formare il fascicolo altri 13 euro, per costituirsi in giudizio altri 13 euro. Quindi soltanto per partecipare all'udienza, per 3 volte... 78 euro. In più c'è l'onorario per la parte, sì, intellettuale. 120 euro. E così per uno sfratto, riga dopo riga dopo riga, si pagano, se ti dice bene, 790 euro di diritti e 1300 di onorari, più spese generali, previdenza e IVA. Così diventano un sacco di soldi. Non si può scendere. Non si può scendere. Non si può non fare si può... uno sconto. No. E quando non ci sono i tariffari, ci sono i tassametri. Loro stanno in prima fila, noi ci battono qua, ci vuole circa 20 minuti per venire a prendere la gente. E i tassisti invece? I tassisti stanno sotto. Ci sono i noleggiatori di Roma, 7.000 noleggiatori di fuori Roma, tutti gli abusivi, i nipoti dei portieri. È una concorrenza sleale. Sleale. Di sicuro in Italia la concorrenza è insufficiente. Contiamo i taxi. A Madrid ce ne sono 16.000, a Roma, con metà della popolazione, neppure la metà. E infatti in Spagna il taxi costa meno.
Liberalizzazioni belle e impossibili. Oggi il ministro Passera ha detto che le resistenze per avviare un regime di concorrenza nuovo sono state pazzesche. Chi si oppone più o meno lo sappiamo, tassisti, banche, farmacisti, come riesce a farlo è meno noto. Ne parliamo con Antonello Caporale. Ben arrivato Antonello. Buonasera. Come si agisce sul Parlamento e sul governo? Attraverso un'azione che è tradizionale nelle democrazie occidentali, azioni di lobby, gruppi di interesse che rappresentano o direttamente il deputato che è anche farmacista, medico, avvocato, o il deputato che fa da tramite, o il gruppo dei deputati che hanno relazioni più stringenti con queste organizzazioni professionali, sindacali o di categoria, e sviluppano, trasferiscono l'emendamento da mano a mano, e generalmente il parlamentare è colui che porta e attraverso la sua mano casca nella mano del governo l'emendamento che blocca, stoppa, ferma, riduce, ricuce. E quindi è un'azione tanto più fitta quanto più larga è la maglia e quanto più ampia è la capacità e l'organizzazione e anche la potenza finanziaria. In questo sono categorie molto ricche, i medici, i farmacisti, gli industriali farmaceutici, gruppi di pressione per antonomasia, ci sono pure i gruppi editoriali, no? Che premono per le leggi editorie, le provvidenze, le cose. E poi ci sono fenomeni come queste categorie più popolari, come i tassisti, che sono naturalmente poco permeate alla capacità, alla forza economica, ma molto dentro la quota elettorale del bacino di elettori di ciascun partito o di qualche partito. E il loro voto conta, la loro organizzazione pesa, e in democrazia ciò che appare è quelle file di tassi che incombono sulla città di Roma, la fermano, la stritolano, quei serpentoni lunghi di tassi raccontano di come una città possa essere tenuta anche in ostaggio, posseduta e comunque condizionata da un gruppo non numerosissimo. A Roma sono 7.800, molto rumorosi anche quelli di Milano e poi a scendere nelle altre città. Infatti perciò sono due o tre le città poi davvero ancora tenute in pugno. La radice più antica, più forte, più dei tassisti, anche se l'ismo è uguale, sono i farmacisti, le farmacie. È un bottino di guerra, una farmacia quanto costa? Comprare una farmacia è possibile solo se si è figlio di farmacista, cioè non acquistandola mai, perché vale milioni di euro. Liberalizzare la farmacia significa annientare un capitale e anche una rendita. Ma quello che volevo capire con te è, il parlamentare sa già di dover difendere gli interessi della parte che lo ha aiutato evidentemente anche ad arrivare là dove si trova, o in queste giornate, in queste ore, uno deve anche immaginarsi una rete fittissima di contatti, telefonate? Noi domani pubblichiamo e faccio proprio intervista a un tassista, un rappresentante dei tassisti romani. Lui mi ha detto che l'emendamento gli hanno mandato, hanno incontrato il rappresentante del governo, hanno offerto la loro idea di stop alle liberalizzazioni, l'hanno scritto in un emendamento, l'ha recepito, l'ha preso in mano il rappresentante, il sottosegretario presumo, anche con delega ai trasporti, e l'ha mandato al governo, ne ha fatto un pacco e quel loro piccolo emendamento, quella loro clausola di sbarramento è entrata direttamente nei rinvii e quindi nella riduzione della quota di liberalizzazioni che dovrebbero servire a questo paese a sviluppare un momento di crescita in un clima di recessione. Nulla di nascosto, tutto alla luce del sole, sono stati ricevuti, hanno consegnato, sono andati via vittoriosi. Però in un governo guidato da Monti, che sappiamo cosa fece a Bruxelles contro Microsoft, con accanto Catricalà che reggeva l'antitrust. È bizzarro che sia bloccato sulle liberalizzazioni, tant'è che il Premier ha detto andremo avanti, magari in un secondo momento, conosco bene queste resistenze. Tu ci credi, ce la faranno? Su queste cose bisogna vedere, come San Tommaso, prima di credere, capire, notare, vedere, approvata la legge, la norma, e poi è possibile credere. Che le buone intenzioni ci siano, non c'è alcun dubbio, che finora sono state vane, è altrettanto certo. Grazie Antonello, grazie, buon lavoro.